Scusa, un Sì. sospiro. E se io invece non volessi vederti, se io ti cacciassi? Hai tollerato anche questo. Oddio. Hai toccato Jill? Si illumina. No, si è sentito un brivido. Sì, no, ma adesso si illumina, no. Intanto la parte dove la fatina, perché qua la fatina. Cosa è la fatina? Sembra una risata. Allora, torna a essere serio. Ma solo quello riesce a fare. Sei solo capace a toccare gli strumenti, non sei capace a parlare, non sei capace a muovere, sei solo capace. Di nuovo un brividazzo. Come si è Senti, allontanata. stai toccando Jill? Dice? Chi è? La fatina? Devi darci delle risposte chiare. Il tuo nome. Perché lo nascondi? Non te lo ricordi più? Non se lo ricorderà, può essere. Qual era il tuo nome qua? Nell'aldilà, qual era il tuo nome? Sei da Maria, mamma mia che brivido. Tra virgolette, striscili nel muro. Forse perché non è più in grado di camminare, cioè no, comunque non sei più di materia fisica. Vuoi che ce ne andiamo? Vuoi che ce ne andiamo? Niente. Credo sia disturbato. Sì, noi siamo qui perché per aiutare Giuditta, per conoscere la verità di cosa può essere successo, la motivazione che ti spinge a restare qui ancora. Ma così non lo capiremo mai. E con questo non dico che tu non sei in grado di farcelo intendere, forse siamo noi che non riusciamo a capire. Mette tanta musica, quindi proprio no. Vuoi ballare? Ti piace la musica? Vuoi ballare? Sempre. Tu metti la musica e balliamo. Sempre. Ascolta la mia musica e balla con me. Non ti piace? Ti piace la musica che sto ascoltando? Di nuovo, finalmente. Hai fatto riaccendere il K2 laggiù. Si è acceso? Con i mari. Di nuovo. Se ti piace la musica che sto ascoltando, allora balla con me. Vuoi ballare con me? Forse quando eri in vita non ti facevano ballare e adesso hai ancora il timore? Con me.
Può essere. Sembri. Hai solo da farlo. Sembri. Vieni qua e balla con me. Vuoi che inizio a ballare io? Guarda quello come si illumina. Come dicesse sì. Sì, il punto, il problema è che se... così sembra che lo devi accontentare, cioè che lo stai... No, lo so. Devi decidere tu quello che vuoi fare. Ok. E lui deve, o lei devono sottostare a quello che decidi tu. Balla con me qua. Wow. Tocca lo strumento che ha in mano. Guarda. La fata. Tocca lo strumento che ha in mano la fata. Io da Mario ho visto passare, staccarsi una massa bianca, non so se era un riflesso. Lo sai che non sei tu che comandi? Come se mi salta al collo. Sì, lo sai? Ancora il K2? No, ti hai fermato. Prova a parlare lì. Provo? Sì. Cioè, è assurdo che... Tu decidi, sei tu la padrona. Ma io ballo. Vieni a ballare con me, ho io lo strumento. Se vuoi venire a ballare, vieni qua. Dato che ti piace tanto la musica, se no mettila tu. E non parla più, non parla più. È andato in silenzio totale, si è offeso. Per cosa? Ma vabbè, perché non sto mettendo la musica che volevo. Ti piace la musica araba? Volevi la musica araba? Forse preferisci flauti, violoncelli, violini, visto che qui abbiamo anche la dama che suona il flauto. Un minuetto. Allora vieni qua, tocca lo strumento. Tua sorella. Che si mimetizza. Vieni qua. Ci sono i puntini, così ti possono vedere. Metti la musica che vuoi. Ma dai, sono il tuo preferito. Togliti da lì, vieni qua. Sei proprio bella. L'hai sentita? Sì, sei proprio bella. Una guerriera. Sei proprio bella, erano quasi K2. Marci. Potere da me. Tu non hai il potere. Allora, staccati da Maria, dagli strumenti che ha Maria in mano, e vai da Giuditta. Vai da Giuditta. Facciamo questo giochino, dai. Senti, guarda, persino gli canti liturgici. Non ci piace. Stai zitto. La cosa che mi fa ridere è che sta mettendo tutte le musichette che ho fatto, che metto di solito quando sono da sola. Sì. A casa, sì. Sono sola. Sono sola. Sei solo? Quindi sei uno? Sei uno? E continua a respirare. Sei uno? Sei uno?
È la quarta volta che dico sei uno. Sì. Sì. Ha detto sì. Hai bisogno di energia? Ehi, no. C'è persone... Al contrario. Sono splendido, ma guarda che è proprio un scusami, un arrogante. Ma è splendido, è splendido. Ma eri un prete? Decorato. Decorato. Ma aspetta, ma è mica uno di quelli morti durante la guerra? 87. Anch'io comunque. Ha detto 87. Nella piazza non c'era. Tu non hai più bisogno di bere. Infatti. Sì, può darsi, ragazzi. Per quello che può essere anche più di uno. Ma certo, può essere qualsiasi. Marco ha detto. Marco. No. Sei uno dei caduti. No. Wow, no. No. Perché no? Perché no? Dai! Bevita! Guarda, sono vicina a Jill! Tocca a Jill! Tocca la bambina! No, non ti vuole toccare! Dai! Stiamo parlando con un caduto... Tocca gli ero quella della grande guerra, magari? No, vuoi dire? Jill! Diciamo che secondo me ne approfitta un po'. Insomma, la tua convinzione che un uomo... Si è spento, ha dato la... Mentre suonava. Sì. No, ma lo spegne. Lì, perché prende energia. Sai, quando ti autoconvinci di una cosa, anche perché... No, perché all'inizio vedevo una donna io, non vedevo un uomo, e poi dopo. Tocca Giuditta, toccala, toccagli le mani, tutto sto coraggio. Umico. Scegliene uno. Io vedo delle ombre. Anch'io ogni tanto, ti dico la verità, però non voglio dirlo perché poi sembra che fomento. Però che... io lo dico. Tocca Giuditta, toccala. Ah, non mi tiri più. Ti ripeto, fai un rumore tale da farti sentire. Mi ha stordito un po'. A te. Troppo lì. Tanto lì, sì. Sei da Linda? Questo sta passando. Allora lei praticamente scappa. Anche. Wow. Anche no? Cosa adesso? Ma scusa, posso. Allora adesso glielo chiedo, adesso parlo un attimino, io mi ascolti e mi rispondi. Ma hai paura di Giuditta? Niente. Hai paura di Giuditta? Che lo sai che ti può mettere? Lo sai che ti può mandar via? Hai paura e scappi da una parte all'altra. Che sai che non puoi fare niente. Io lo vedo solo... Continuo a pensare che non sia per niente quello che vuol far credere. Anch'io ho l'idea del genere. Non è Marcello. Sì. Cioè, secondo me è proprio... Ma anche in vita, eh. Sì, credo che sia una persona falsa. Finta, sì. Quelle che ti... Cioè... Meschino. Però c'è il meschino che fa, che ne so, c'è il povero che vuol, non vuol far scoprire che è povero, per dire. Questo via proprio... C'è lo stronzo che non vuole... C'è il cattivo che fa finta di essere buono. Chi eri? Secondo me è il tipico... Buffoncello, quelli che lui fa la stessa cosa e ci prende e tenta di prendere in giro.
Una cosa che ho notato è che il lampione non si è spento una volta, ad esempio. No, se si è spento. Si è spento. Sì, io sotto fuori. Si è spento. Ehi, ciao. Senti. Aspetta. Mi chiedono di chiederti, hai la barba rossa? Federico Barbarossa. Lui è un signore di queste terre. Ho capito che sospiri, ma hai la barba rossa. Non lo sai tu? Sì o no? È obbligata a rispondere. Poi magari nella registrazione può essere che ci sia. Io direi. Allora, io direi di fermarci qua. Sì. I rubatori, sì. Sì. Opterei per fare un 2.0 la prossima volta. Con questa voce sembra un uomo anziano che parla in piemontese. A volte è vero, sì. Sì, un accento piemontese. È vero. Ok, sì. Non lo so. C'è qualcosa che non mi... E 3, 2, 1... Vedremo come sarà andata. Adesso forse tanto un casino. Analizziamo tutto. Grazie, Judy. Niente, alla prossima. Alla prossima, grazie ancora. Ciao ragazzi. Salutone, salutone. Melori. Te parecchi? T'a posto? T'a posto. Però non era mai successo prima. Però anche quello comunque interrompe. Quello vedi già un'altra cosa, una cosa che. È una cosa forte. Sì, no, la prima volta. La prima volta. La prima volta che succede, la prima volta che mi ha spento quello adesso, avevo freddo dalla parte destra. E un freddo sulla parte adesso, destra. Che, oltretutto, anche adesso sei freddino. Sì. Va bene. Ed è la prima volta che capitava. No, no, va bene, dai, grazie per la conferma. Va bene. Ciao a tutti.